Cari amici di Canale Etologia, ben ritrovati in questo video particolare. Siete abituati a vedermi sempre sproloquiare all'interno del mio studio, invece qua la scenografia cambia. Cambia perché sono sbarcato a Londra da ormai 3 giorni e sono sbarcato per fare un'attività molto molto interessante e chiaramente in linea con quello che è lo spirito del nostro canale. Allora, adesso siamo proprio davanti al palazzo della Zoological Society of London, la società che si occupa di zoologia ormai da parecchi decenni, direi quasi dei secoli, perché risale all'inizio dell'Ottocento. Ecco, sono capitato a Londra perché grazie all'interesse e alla collaborazione instaurata con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino avrò modo di realizzare delle attività, delle osservazioni etologiche anche sugli animali dello zoo di Londra, e questo per completare un po' il mio percorso di studi che sto appunto svolgendo all'Università di Torino. Sapete che mi occupo in prevalenza di patologie del comportamento animale, in particolare dei pappagalli, e proprio qui allo Zoo di Londra avrò l'opportunità collezionare tutta una serie di osservazioni etologiche e di campionamenti anche di natura fisiologica che mi permetteranno di tirare un po' le somme dopo questi 2 anni e mezzo di ricerca fatta all'Università di Torino. Ecco, quindi sono sbarcato a Londra in questo zoo che è meraviglioso, lo stile è decisamente vittoriano, quindi antico, e questo è anche in linea un po' con le mie passioni. Sapete che io sono anche un grande appassionato di storia della scienza ed in particolare della zoologia, quindi tutto si presta per accogliermi nel modo migliore in assoluto. In questi giorni ho avuto modo di interfacciarmi anche con lo staff dello zoo, che mi ha accolto con estrema gentilezza e interesse nei confronti dei miei studi. Ecco, vedete alle mie spalle, vedete questa ringhiera sufficientemente datata per essere considerata antica, ma dietro di questa potete già vedere delle strutture, no? Destinate ad ospitare animali. Questo perché? Perché lo zoo di Londra si divide in 2 grandi aree, a parte il fatto che lo zoo è veramente molto 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 grande, si divide in 2 aree che sono appunto tagliate da questa strada che vedete alle mie spalle, no? Sulla quale possono percorrere, possono appunto passare i veicoli. Queste 2 aree sono unite da dei condotti sotterranei, pensate, che risalgono appunto, come vi dicevo, all'inizio dell'Ottocento. Lo zoo di Londra è veramente un qualcosa di eccezionale anche per quanto riguarda la varietà degli animali che sono ospitati, e il primo parere che vi voglio dire in qualità di etologo è proprio che all'interno di questo parco c'è un'attenzione veramente enorme nei confronti delle esigenze biologiche delle varie specie che sono ospitate. Sapete che per me questo è sempre molto fondamentale, quindi direi che parlare di gabbie insomma allo zoo di Londra è un pochino difficile, nel senso che ogni animale è ospitato in degli spazi veramente enormi, ricchi di arricchimenti ambientali e di vegetazione, insomma tutto quello che serve per rispondere alle proprie necessità biologiche. Vedete che il tempo qui è sempre molto instabile, un momento esce il sole e fa caldo, un momento tira un vento allucinante, poi piove, insomma, ben diverso da quello che è l'Italia. Ma non mi invidio più di tanto, perché mi dicono che in Italia sta facendo abbastanza caldo, quindi io qui sono beato al fresco. Quello che vedete adesso alle mie spalle, ecco, dovete vedere, questa è l'entrata principale dello zoo di Londra, all'interno del quale vengono ospitate le comitive di turisti, insomma i visitatori entrano da questa entrata. L'entrata che invece utilizzo io è un'entrata secondaria che viene adibita a, diciamo, all'uso da parte del personale. Ecco, vedete questa bellissima immagine, l'ho pubblicata anche sulla copertina, no? Il taxi inglese con l'entrata dello zoo, veramente straordinario. Comunque vi dicevo, in questi 2 giorni ho già avuto modo di visitare lo zoo, di conoscere lo staff che lavorerà con me, e devo dire che sono davvero molto molto affascinato, molto molto appassionato, quindi direi che grazie anche appunto al Dipartimento di Scienze Veterinarie e in particolar modo al professor Enrico Bollo, al professor Achille Schiavone, alla professoressa Elisabetta Macchi, che si sono adoperati per crearmi questa grandissima opportunità, devo dire che sono molto soddisfatto, insomma sono anche emozionato. Adesso questa settimana inizieranno le mie sperimentazioni, le mie osservazioni, e andrò ad osservare
I pappagalli che sono allevati qua nel parco. Chiaramente, a differenza di quelli dei pappagalli che sono abituato a vedere in cattività, le stereotipie comportamentali, i problemi comportamentali sono davvero davvero inesistenti. Io ho già avuto modo ieri di fare un paio di ore di osservazione nei confronti di questi animali e devo dire che sarà dura registrare qualcosa che possa insomma aiutarmi a comprendere la patologia del comportamento. Insomma, l'ultima speranza che ho, a cui tengo in particolar modo, è quella di avere la possibilità di girare anche dei brevi video all'interno dello zoo. Io adesso questa settimana mi interfaccerò con i responsabili del parco e chiederò loro se possono darmi l'autorizzazione a girare dei piccoli video in modo tale che io possa coinvolgervi, no, in questa mia grande esperienza, e soprattutto che possa farvi vedere degli animali molto particolari, perché come vi ho detto il parco è pieno. Mi sono promesso anche in questi 2 mesi di far visita alla sede della Aviculture Society, di cui faccio parte in qualità di membro, perché sono molto curioso. È una delle società che si occupano di ornitologia e di uccelli in particolare, veramente da tempi molto molto antichi. E quindi, cari amici di Canale Etologia, io adesso vi saluto, rientro alla mia modesta base e mi preparo per raggiungere lo zoo domani mattina, appena mi sarà possibile, e iniziare subito quelle che sono le mie ricerche etologiche. Ciao a tutti!